Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo qui per presentare la terza espansione, probabilmente magari l'ultima, di X4 Foundations. Il suo nome è Tides of Avaris, le maree di avidità. Questa espansione costa 14,99, questo sarà un video breve, ve lo dico, e vi porterà diverse novità, tra cui nuove capital. Quindi hanno rifatto delle capital, hanno aggiunto la possibilità di trainare navi abbandonate e quindi dare l'inizio a un'attività magari da demolitori di navi, quindi da recupero di risorse demolendo navi, quindi vi potete fare la vostra, diciamo, attività economica di recupero e demolizione. Oltre che delle storie, oltre che un paio di navi con una storia curiosa, tra cui uno yacht di lusso, una nave di lusso che nasconde dei misteri, piuttosto che una nave con una fonte energetica segreta potentissima ottenuta sul sangue di persone e persone, tanta carne al fuoco alla fine. Quindi vi voglio far vedere, gli diamo un'occhiata, ovviamente portare questo gioco come live, come serie e saperlo giocare non lo posso fare. Dovrei o abbandonare la deriva indie di questo canale o dedicarmi solo a questo o ai giochi spaziali, insomma. Quindi avete, a differenza degli altri inizi, perché vi ricordo che il gioco è uscito in versione Foundation con i 5 inizi, scusate, poi è uscito Vendetta Split con 2 inizi diversi, con la razza Split, poi è uscito un anno fa La Culla dell'Umanità, dove abbiamo visto degli episodi, vi avevo rilasciato degli episodi dove facevo la storia del cadetto terrestre, ma c'era anche il progetto Genesi. E praticamente noi qui lavoriamo un progetto segreto di terraformazione, una roba del genere, non troppo originale, però curiosa come cosa. E avevano introdotto appunto con questa espansione la terraformazione come endgame. Poi hanno aggiunto con delle patch la possibilità di iniziare una partita personalizzata, scegliendo i vari livelli di storia, magari darvi già tutto sbloccato, giocare liberamente, creare il vostro personaggio, mentre invece con le maree di avidità avete queste due storie, tra cui potete scegliere maschio o femmina. Non so effettivamente se vada a cambiare qualcosa, ma partite in entrambi come Argon, perché qua non lo faceva scegliere. Mi chiedo se qualcosa cambi. Comunque, abbiamo due inizi: il paradiso del contrabbandiere e vicolo cieco. Allora, leggiamole, gli diamo un'occhiata perché questa è una presentazione di questa espansione. Quando, dopo settimane di affari a rilento, hai ricevuto la richiesta d'ordine dal casinò di Aurora, hai pensato di aver centrato il jackpot. Al senso di euforia è seguita però l'immediata realizzazione che la tua rotta ti avrebbe portato nel territorio del sindacato Vigor. Se volevi questo lavoro, avresti dovuto farli entrare nell'affare. Nonostante gli avvertimenti, hai pensato di non poter gesti di poter gestire senza problemi quelli che pensavi fossero solo una banda di scagnozzi, ma ora, accompagnato da esecutori del sindacato pesantemente armati, non hai più tutta questa sicurezza. Questo è il primo, non mi sembra molto legale come cosa, e partiamo anche, tra l'altro, con un rally, un trasporto e 5.000 crediti. Diamo un'occhiata anche a Vicolo Cieco. Partiamo da 18 miliardi, che è una zona che conosciamo bene. L'altra si parte da Fortuna in attesa 4, Sogni di Aurora, che deve essere una zona nuova. Vicolo Cieco lo si inizia, magari lo iniziamo come uomo. Sei sempre stato un po' un combina guai. E non è la prima volta che, rincorrendo facili guadagni, finisci per trovarti in una situazione scomoda. Questa volta però sembra che i tuoi piani ti abbiano spinto in un totale vicolo cieco e ti aspettano tempi duri per riuscire a venirne fuori senza l'aiuto di nessuno. Si parte, non so se da una prigione o meno, però è carina questa cosa con queste immagini della prigione, insomma. E qua invece abbiamo appunto l'altro, l'inizio da Fortuna in attesa 4, Sogno d'Aurora, con una nave da trasporto Raleigh. E un kid caccia, quindi insomma sono due cose nuove. Non si parte da nulla, ma tra le due mi incuriosisce. Va bene, si parte da 18 miliardi, qua c'è Sogno di Aurora, che è una zona nuova, ma voglio provare a iniziare il vicolo cieco e vediamo come comincia questa avventura. Johnny Exaladin, you are one for tall tales.
sì, non voglio spoilerare storie, anche se la storia sarà comunque l'ultimo dei problemi di questo gioco, perché stanno aggiungendo, hanno aggiunto mille cose da fare, quindi c'è tanta carne al fuoco. E ora l'acquisto di questa espansione, così come di tutto il gioco, non vale quanto mai la pena. L'espansione costa 14,99, ma il rilascio di questa espansione hanno scontato le precedenti dai 15 euro, quindi 14,99, ai 9 euro, 8,99 per la precisione. Quindi è interessante come prospettiva. Tra l'altro vendono anche la versione con le prime due espansioni, che era la Complete Edition, insomma quella, la Collection, e escludendo la terza, perché probabilmente non prevedevano nemmeno loro di fare la terza espansione. Ora non so se adesso dovremo aspettarci nel giro di un paio d'anni anche un X5, però sarebbe bello portarsela avanti, insomma, quindi vediamo un attimino che cosa. Tra l'altro, se voi avete il gioco base, dovreste aver potuto aggiornare in versione beta alla 5.0, che è la versione appunto di questo DLC, che aggiungeva comunque le nuove capital e aggiungeva la possibilità di demolire le navi, di trasportarle, di demolirle. E il problema appunto era quello che magari vi creava incompatibilità con i vostri save, ed essendo un gioco fortemente basato sul numero di ore, sul tempo che passa, sull'evoluzione economica, non era proprio il massimo. Infatti io non mi sono mai sentito a mio agio usare la versione beta e quindi non l'ho provata. Ora attendiamo questo caricamento, che sembra anche abbastanza lunghetto, quindi ci risentiamo all'inizio della partita. Ed eccoci, ci siamo, finalmente. Siamo chiusi nella cella, infatti. Sembra che oggi sia il tuo giorno fortunato, due occhi. Quella è la cella di un ragazzo. Il ministero l'ha fatta sparire prima che avesse la possibilità di scappare. Non prima che riuscisse a preparare la sua cella per il biglietto d'oro, la chiamano i detenuti. Le guardie non hanno mai scoperto, ma per qualche ragione dimenticata dalla Trinità non hanno mai infilato nessun altro lì dentro. Ah, ma è proprio lì che sei finito, non è vero? Per la triangolarità sarai proprio tu a tirarci fuori di qui. Che inizio strano. Un po' alla Bethesda, insomma. Scappa dalla cella. Ma posso accendere e spegnere la luce? Io posso premere M e vedere dove mi trovo. Il settore è 18 miliardi. Mamma mia, se lo conosco bene sto settore. Quel pannello vicino alla porta è ben sigillato, ma potrebbe essere quello. Questo? Non sono abituato a tutta questa interattività. L'ora delle stelle scintillanti, ce l'hai fatta! Ah, sei tu? Questo è il Boron... Sì, benvenuto alla mia porta, prescelto. Qual è il piano? Se riesci a farmi uscire da questa cella, ti farò fuggire da questa stazione. Va bene, ci provo. Ho già provato ad hackerare, volevo accedere al sistema di sicurezza, ma le fluttuazioni di potenza lo resettano continuamente, probabilmente di proposito. Questo si chiama Assioma ed è bravissimo di morale e di ingegneria. Potrebbe diventare un mio amico futuro in una base. Affare fatto, dai, voglio tagliare corto. Trova l'interruttore alimentazione. Vediamo. Mi dice dove. Ti guiderò a distanza, niente domande, fa parte del mio lavoro. Va bene, abbiamo visto questo inizio che sembra davvero intrigante, ma non voglio tediarvi andando a scoprire, cosa che poi farò, questo inizio, insomma. Prendi il corridoio. Ah, mi guida tipo Morpheus. No, non voglio tediarvi verso con questo, ma voglio iniziare una nuova partita facendo l'altro adesso, il paradiso del contrabbandiere, in modo da vedere il secondo inizio. Quindi ci ritroviamo tra pochissimo e vi farò vedere anche quell'inizio lì, in modo che possiate, qualora decidiate di acquistare il DLC, di scegliere magari con più consapevolezza quale inizio avere. Inizio a dirvi che comunque l'inizio umano non mi era piaciuto tanto, nel senso, bisogna giocarlo forse un paio di volte per iniziare a capire bene chi fa cosa, chi è alleato di chi, però poi vabbè, può essere intrigante, anche se col senno di poi forse avrei scelto l'altro del progetto Genesi. Comunque adesso attendiamo che finisca il caricamento anche di questo secondo inizio e vi faccio vedere rapidamente anche quello. Ed eccoci qua.
consegna 200 unità di frumento a Casino di Aurora. Ok, possiamo vedere la nostra nave? Digita la stazione, fai la tua consegna, fatti pagare, bla bla bla. Ok, no, volevo, se posso, dare un'occhiata alla nave. Adesso questa non so dire se onestamente sia una delle navi nuove, però voglio salire, alzarmi e dargli un'occhiata. Sì, direi che sembra essere abbastanza nuova, per quanto non ci sia nulla di nuovo, però voglio provare, dato che quel gioco ci dà la possibilità di essere liberi. Ci sono nuove fazioni, quindi richiedi permesso? Docking granted. Ormai sono esperto di questo. Che belle queste cose qui. Sì, oddio, potrei attaccare anche al casino, però voglio dare un'occhiata alla... Tra l'altro è stata aggiunta anche con la scorsa patch anche una nuova stanza all'interno della nostra stazione spaziale, in cui è possibile vedere tutti i nostri progressi. È una stanza praticamente solo per noi, un ufficio personale, insomma, da cui si può gestire tutto. Ben inteso, si può gestire tutto da il menu principale, però è comunque una cosa carina che hanno aggiunto. Alzati. Welcome. Vediamo come si apre questa nave. Ah, si apre la porta qua. Sì, poi sono tante di quelle cose che dite, magari parto con la nave e qua si chiude, ma è una cosa scriptata. In realtà, se mettete qualcuno a guidare e lo fate decollare, cavoli, qua si chiude. Cioè, proprio che spettacolo sta nave. Molto, molto bene. Voglio salpare, voglio vedere il casino visto da fuori, perché mi pare che di casino non mi pare di averne neanche mai visti in questo gioco, quindi andiamo a vedere. Questa è una nave da trasporto, quindi è bella, credo sia anche bella capiente. 2000, ma neanche tantissimo a dire la verità, però. Andiamo, mettiamo il viaggio veloce e andiamo a vedere questo casino. Abbiamo la modalità di viaggio. Non mi piacciono troppo queste navi con il cockpit molto minimale, diciamo, questo finestrone davanti con la mappa che compare lì. Non mi piacciono, mi piacciono le navi un pochino più essenziali, più chiuse, con un cockpit molto piccolo, stretto. Però, beh, qua sotto c'è qualcos'altro, una stazione. Poi hanno, come vi ho detto, non solo capital nuove, ma anche le capital vecchie sono state un pochino riviste, quindi molto interessante anche andare ad approfondire quel discorso lì. Attendiamo la nave, non è proprio velocissima anche in confronto alle navi che si trovavano con la storia principale della penultima ormai DLC, la culla dell'umanità, e era gufo geometrico e criceto qualcosa litigioso, ecco. Molto veloci quelle. Cutscene. Interessante. Guardate cosa abbiamo qui. Un altro corriere in rotta per Aurora, non affiliato al sindacato. Un gran peccato per lui. Qua bisogna combattere. Non è una gran... Secondo me ci vogliono fare il paiolo. Ci sono che dei rottami qua in giro. C'è un pianeta devastato di là. Ma stiamo passando da un gruppo di rottami vicino degli asteroidi e siamo a 108 km dal casino. Quindi cerchiamo di raggiungerlo giusto per vedere com'è fatto. Sarebbe terribilmente spiacevole se, mettiamo il caso, uno dei vostri motori viene improvvisamente colpito da un paio di colpi vaganti. È interessante che nel gioco, se non sapete, il distruggere i motori è importante perché impedisce poi alla nave il movimento. Cioè, c'è anche questa, diciamo, micro gestionalità negli attacchi. Comunque, il casino sembra figo. Ah, ok, non ce l'avevano con noi, ce l'avevano con altri. Che bello il casino, che bello, insomma. Sembra Deep Space Nine con la passeggiata tonda. Ci ha negato il
Ok, noi siamo già praticamente sotto il sindacato. Interessante. Voglio però levarvi un dubbio. Vi starete chiedendo com'è il casinò. E noi ci andiamo subito ad atterrare. Vediamo se... vediamo che stanze ha, se ha qualcosa magari di esplorabile. Chi lo sa. Vediamo. Tra poco lo sapremo. In questa prima occhiata a questo... Docking granted. Siamo atterrati con questo bestione. No, non voglio commerciare, voglio scendere. E voglio dare un'occhiata a se questo casino ha effettivamente qualche magari luogo interessante da poter visitare. Vediamo. Angolo dei mercanti. Casino. Eccolo qua. C'è una nuova sezione. Vediamo se possiamo giocare davvero, perché se possiamo giocare davvero è la fine. No, qua possiamo parlare. No, non si può giocare al casino. Mannaggia. Salve. Con questo non si può parlare. Con questo neanche. Con questo. Ah, ok, qua mi dà indicazioni. Con questo, anche questo si può reclutare. Non si può giocare al casino, peccato. Peccato, peccato, peccato. O poi magari si potrà fare, chi lo sa. Comunque ragazzi, questa era Le Maree di Avidità. La terza espansione di X4 Foundations. Vi ho fatto vedere i due inizi. Si va anche piano di sopra, interessante. C'è un tavolo da blackjack. Però non so se effettivamente si possa giocare. Qua non c'è nessuno. O si sale ancora, c'è un bar senza barista. E qua scende nuovamente dall'altra parte. Davvero interessante. L'espansione ovviamente pare permettere bene, no, ovviamente non per il casinò, ma per le capital, per la nuova professione di demolitore, le due navi misteriose che sono state aggiunte, il rework appunto, come vi dicevo, delle capital vecchie e ovviamente i due nuovi inizi che vi ho mostrato molto velocemente. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se pensate di acquistarlo, insomma, se questo video vi è stato in qualche modo utile, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.